Allora, spero che comunque mi sentiate tutti. Io sto fermo in mezzo alla strada, che ogni tanto passano i cani alla mazzetta. Non fate caso alla location, anzi, veramente questo sarebbe proprio uno dei motivi per cui faccio questa diretta. Per chi ancora non mi ha conosciuto nei nostri vari eventi, non so se si riesce a vedere anche con questa luce. E per chi ancora non ci ha conosciuto, tramite la pagina, tramite gli eventi che facciamo, che abbiamo fatto in corso di questo anno, anche tramite Pasquale, con cui appunto Neira collaboriamo attivamente come Big Project, sto qua e ci metto la faccia. Ciao Fabio, buonasera. Ci metto la faccia in prima persona per chiunque parteciperà a questa diretta di ora. Vi rubo pochissimi minuti, ma risponderemo. Risponderò anche io in prima persona e anche i ragazzi della staff che mi aiutano, come anche presente Fabio, le domande di chi magari lo vedrà più tardi. Quindi insomma, saremo qui comunque per rispondere a chiunque abbia la voglia e il coraggio di metterci in prima persona la faccia e farle direttamente a noi le domande. Perché purtroppo ho saputo da diverse persone che sono arrivati delle mail o comunque dei commenti non favorevoli a quello che sta facendo la Big Project. E ci può stare, non è che necessariamente debba piacere a tutti o che tutti abbiano questa passione. Però, ripeto, se avete dei dubbi, se c'è qualcosa che non vi quadra, venite a chiedere a noi. E partiamo da un paio di cose. Alcuni hanno detto che gli sembra strano, non è possibile che la Vic Project, e nello specifico io che sono il manager di tutto questo progetto, facciamo tutto ciò solo ed esclusivamente per passione, ma che dietro ci deve essere necessariamente qualche introito, qualche cosa, o comunque finanziatori esterni, o chissà quale altra magagna. Allora, io faccio il camionista, penso che insomma lo state vedendo, no? Io sto approfittando di questa mezz'ora di pausa che il codice della strada mi impone di fare, per farvi vedere che io sono qui. Questo è il mio lavoro, io ce l'ho un lavoro. Ho, ringraziando Dio, un buono stipendio che mi permette di portare avanti anche tutta quanta questa passione. E il motivo per cui lo faccio è uno: io ormai ho 44 anni, sono abbastanza vecchietto per poter diventare un domani pilota. Ma quando ho cominciato da ragazzo, e parliamo di tantissimi anni fa, stiamo parlando del 93, purtroppo all'epoca non c'erano i mezzi a disposizione di oggi, non c'erano questi social, non c'erano tutte queste possibilità che ci sono oggi. E ho dovuto interrompere presto la mia carriera, ahimè, come ha avuto questo stop, per chi ha visto l'intervista, Thomas Salme. Il problema è che io adesso ho conosciuto molti ragazzi che fanno parte di questa realtà, di questo progetto, che stanno cominciando ad approcciarsi al mondo dell'aeronautica come futuri piloti o, ciao Demis, o come controllori. E tante volte non sanno dove andare, come cominciare, a chi rivolgersi. Ecco perché è nata l'idea di questo progetto: aiutare questi ragazzi a dargli una strada, quindi a un'infarinatura, perché noi chiaramente non ci sostituiremo mai ad una scuola, un'infarinatura a questi ragazzi per poter far sì che quando si troveranno nelle scuole di volo o che sia il tecnico aeronautico o un qualsiasi aeroclub dove andranno a fare il PPL e roba varia, abbiano già un qualcosa in cui non si trovano poi spaesati. Questo è il motivo principale per cui è nato questo progetto, solo ed esclusivamente per questo qui. Ciao Daniele. Allora, il problema è nato in questi ultimi periodi. Parliamo di circa 2 settimane, è che diversi hanno detto che io, Remo Scagnetti, come manager di questo progetto, prendo finanziamento, prendo soldi da altri per portare avanti tutto ciò, altrimenti non si spiega perché lo farei. Non è così, ragazzi, non è così. Ci sono comunque delle carte che lo dimostrano, e posso tranquillamente farle vedere senza nessun problema, che tutti gli eventi fatti ad oggi con il nostro Pasquale, che comunque sia collabora con noi, sono stati tutti totalmente ed esclusivamente pagati da me e aiutato da alcuni membri dello staff che si autofinanziano per far sì che questi eventi succedano. Pasquale stesso è soltanto un collaboratore, lui è partecipe, ci dà quella visibilità, chiamiamola così, per far crescere questo progetto. Stop, non ci sono altri finanziamenti, Pasquale non sta abbandonando il canale perché sta dedicando la sua attenzione su di noi o lo sta facendo perché io, Remo Scagnetti, pago Pasquale per fare questo o
prendo soldi dai vari centri o le varie aviosuperfici in cui andiamo a fare questi eventi. Questa informazione è totalmente sbagliata. Ripeto, io sono qui. Se queste persone che hanno detto queste cose, scritto queste cose, sono presenti ora o vedranno nei prossimi giorni questa cosa, chiedetelo a me. Io sono qui. Se volete, insomma, il mio numero è pubblico perché è su tutte le locandine dei vari eventi. Chiamatemi, io sono pronto a rispondere a qualsiasi vostra domanda, pronto a farvi vedere tutti i tipi di carte necessari per dimostrarvi che la Vic Project non sta lucrando su questa cosa. Anzi, semmai il sottoscritto ci sta rimettendo più di metà dello stipendio per farlo, e ripeto, io come vedete sono su un camion, e con i soldi che porto a casa da questo lavoro che manda avanti tutto questo, chiaramente grazie a tutti i ragazzi che mi aiutano a far sì che questa cosa vada avanti e che questo progetto cresca così. Non per niente con noi ci sono diverse persone che ci supportano, e comunque sia, ripeto, diverse persone, anche tra professionisti vari, che apprezzano gli sforzi che facciamo per dare una mano a questi ragazzi. È soltanto ed esclusivamente questo lo scopo, e vi garantisco che io, Remo Scagnetti, che ci sto mettendo la faccia in prima persona, non ho mai, mai preso soldi da nessuno per fare gli eventi. Anzi, ripeto, semmai, spesso e volentieri ce li ho rimessi. Per diverse situazioni, che non è il caso, insomma, di stare qui ad entrare nello specifico. Questo è uno dei motivi per cui l'ho fatta proprio qui, in questo momento, mentre vediamo se riesco, io sono negato con queste cose, mentre sto facendo la mia mezz'ora di pausa, fermo qui in autostrada, come vedete, fermo in autostrada con il mio camion, ad aspettare di ripartire. Ci tenevo a fare questo chiarimento. Buonasera Antonino, ciao. Ci tenevo a fare questo chiarimento, ripeto, perché a volte so, perché comunque ripeto, mi è stato detto anche a me in prima persona, che tanti di voi non si avvicinano a questo progetto, comunque non danno il giusto, non so nemmeno come dirvelo, il giusto peso a questa cosa che facciamo, perché pensano che ci sia qualcosa di lucro dietro. Ripeto, io non ho mai preso soldi. Se vi faccio venire del resoconto, sì, dell'account dove in teoria dovrebbero arrivare le donazioni che servirebbero a portare avanti questa cosa, beh, io adesso a gennaio faremo un anno di attività e 35 euro sono arrivate. Vi garantisco che con 35 euro non lo mandi avanti, non ci paghi nemmeno le spese del dominio del sito. Quindi ripeto, se alcuni di voi, buonasera Peppe, se alcuni di voi, ciao Davide, anche se ci guadagni qualcosa mi sembra più che giusto, visto la molto organizzazione. No, Davide, no, ripeto, io ho mandato avanti questa cosa, ho iniziato a portare avanti, grazie a tutte le persone che mi aiutano, questa cosa, solo, come ripeto, ho detto all'inizio, per far sì che i ragazzi che si approcciano al mondo dell'aeronautica, quindi i ragazzi che cominciano ora con il tecnico aeronautico, con i vari aeroclub, abbiano un aiuto, una sorta di indirizzo a dire: ok, questa è una piccola infarinatura per permetterti di affrontare questo percorso quando sarà il momento di farlo. È solo ed esclusivamente questo il motivo. Non ci sono dietro, ripeto, non prendo soldi, non ho mai chiesto, e è pubblica la cosa, non ho nessun problema a dirlo. Le uniche cose chieste durante i vari eventi, che siano nei centri di simulazione, qui tra i miei contatti ci sono diversi che comunque ho organizzato eventi, lo stesso Simone di Soffiato, per dire, di San Donato, abbiamo fatto l'evento 2 sabati fa. O il Fabio Simona del centro di Milano, dove abbiamo fatto l'evento di ottobre, Silvia del centro di, perdonatemi, io di Sarcedo. Loro stessi vi possono dire, sono loro i proprietari, quindi non hanno nessun problema a dire questa cosa, che l'unica cosa che noi chiediamo quando facciamo questi eventi è soltanto un piccolo buffet per lo staff che è presente, per non farli spostare, andare a mangiare, e chiaramente per cercare anch'io di ridurre un po' le spese. Ma vi garantisco che gli spostamenti dello staff sono a spese mie. Tutto quello che concerne l'organizzazione, la pubblicità e tutto ciò che serve per far sì che quelle giornate riescano bene, è tutto quanto a spese mie. Non ci sono dietro, ripeto, finanziatori o roba varia. Assolutamente no. Anzi, semmai, come è successo già in aviosuperfici, dove abbiamo fatto degli altri eventi, dove noi portiamo appassionati, quindi comunque gente che viene lì per quello, persone che si sono iscritti poi nei vari aeroclub e roba varia, come per prendere il VDS, per prendere il PPL, per iniziare quel percorso.
Noi non abbiamo mai preso nessuna percentuale, non abbiamo mai chiesto nessuna percentuale di ciò e queste iosuperfici possono tranquillamente rispondere qui o dire se è vero o se dico stronzate. Ripeto, il progetto VIC non è finanziato da nessuno e non prende soldi da nessuna delle strutture in cui fa gli eventi, né tantomeno paga Pasquale per collaborare con noi. Pasquale ha la stessa passione che ho io, come tanti dei nostri ragazzi che stanno qui come staff e che ci aiutano, e sono qui solo ed esclusivamente per questo motivo, per passione. Molti di voi hanno partecipato ai nostri eventi, ne vedo qui alcuni che sono venuti, e possono testimoniare come sono state queste giornate. Sono loro i primi, che comunque si dice la pubblicità è l'anima del commercio, ma siete voi i primi a fare questa pubblicità. Chiaramente non dico una cosa, e cioè che delle proposte, delle offerte sono arrivate di sponsorizzazione, ma al momento non posso prenderle in considerazione per diversi motivi legali, ma né tantomeno perché, ripeto, né tantomeno perché è quello lo scopo per cui è nato questo progetto. Quindi mi sento di condividere la parola, scusa, la storia di Peppe Catalano, ciao. Grazie Antonella, per chi non lo sa, Antonella è mia moglie, e quindi lei è la prima che può dire quanto porto via dallo stipendio per portare avanti questa cosa. Dunque, un attimo che leggo, mi sento di condividere la parola che sto dicendo perché so che in questa associazione ci si rimette sempre tempo e denaro, dico da una persona grande, 61 anni, complimenti. È già passato da questa situazione di altri ambiti. Sì, Peppe, purtroppo, ripeto, chi ci è passato, chi lo condivide con noi in prima persona e diversi ci seguono ormai, anche se sono venuti in uno dei nostri eventi, sono venuti poi a tantissimi altri. Quando vengono e lo vedono, poi capiscono com'è la realtà dei fatti. Molti spesso girano la larga, non ci considerano, comunque non partecipano, nonostante magari possano avere la passione per queste cose, perché tutti hanno lo stesso problema. Ma questo mi è stato detto da appassionati, da persone che non hanno niente a che vedere con il volo, ma da professionisti stessi. L'ultimo me l'ha detto all'evento di San Donà di Piave, e cioè, ma perché fai questo se non c'è un ritorno economico? È una la passione, ma se non dai quel giusto valore non riesci a capirlo. Cioè, scusatemi, è una la parola, ma se non gli si dà il giusto peso non si riesce a capire. Cioè, è la passione, è soltanto per passione. Però per riuscire a capirlo bisognerebbe avere quella stessa passione. È il che non è semplice da trasmettere. Vogliamo anche dire che le attività a pagamento negli eventi si vengono pagate direttamente alle strutture? Assolutamente sì, bravo, grazie Fabio che l'hai specificato. Questo è uno degli argomenti che tutte le strutture in cui siamo stati possono testimoniarlo, che dove noi facciamo gli eventi ai simulatori o alle iosuperfici, quindi quando si va in volo con gli aerei e via dicendo, noi staff del progetto, della VIC Project che organizza questi eventi, durante quelle giornate, proprio per evitare che succedano queste cose, non hanno mai, mai preso soldi. Ogni volta io ho sempre chiesto al centro di simulazione o all'aviosuperficie dove siamo stati che noi ci occupiamo dell'organizzazione, del corretto andamento della giornata, ma i pagamenti deve essere loro incaricato a prendere i soldi. Noi non prendiamo soldi in mano, assolutamente, proprio per evitare questi problemi qua. Questo, ripeto, se c'è qualcuno che ha domande, che vuol fare qualsiasi tipo di domanda in merito a questo, che non ci crede, vuole delle prove, vuol vedere qualcosa, qualsiasi tipo di domanda, anche se non è ora in diretta e lo vedrà poi nei prossimi giorni, io con i ragazzi del mio staff siamo qui, ma ripeto, io in prima persona. Venite da me a chiedermi, io sono Remo Scagnetti, ripeto per chi ancora non lo sa, chiedete tranquillamente, il mio numero è pubblico, lo vedete in tutte le locandine, non c'è nessun problema, lo posso tranquillamente ridare anche qui, che ripeto è di pubblico dominio, che è 329-922-8565. Chiamate e mi dite: io ho sto dubbio, non ci credo che per questo, non ci credo per quest'altro. Mi chiamate, io vi rispondo senza nessun problema. Vi faccio vedere, ripeto, anzi, tra poco dovrò ripartire, quindi non faccio in tempo. Ma vi garantisco che entro fine settimana vi pubblicherò sulla pagina anche il resoconto dell'account PayPal, che è quello dove arrivano le donazioni, in cui vedrete che, ripeto, 35 euro sono arrivati quest'anno e vi garantisco che non ce li mandate avanti. Tutti questi eventi, queste cose, non bastano nemmeno per pagare il dominio annuale. Potrei, ripeto, per chi lo richiede senza nessun problema, farvi vedere tutti i bonifici dei pagamenti fatti di tasca mia per portare avanti tutto ciò. Questo per togliere i dubbi a chi ancora ce l'ha. Poi, ripeto, per qualsiasi cosa io sono qua. Questo è per chiudere il primo ciclo di questa serata. Vi rubo ancora un paio di minuti e poi vi lascio andare. Intanto vi ringrazio, vedo che siete in parecchi stasera. Negli ultimi 2 settimane è successo un episodio, che
che non è stato proprio piacevole. Allora, con la VIP Project collaborano diversi centri di simulazione, diverse aerosuperfici, la stessa Fly Roma, che è una pattuglia acrobatica, quindi parliamo di persone reali, aerei reali, con persone ai comandi reali, e di cui sono fiero che comunque fanno parte di noi. Ciao Ernesto, diversi, dico, diversi centri fanno parte di questo progetto, collaborano con noi. Non abbiamo mai chiuso le porte in faccia a nessuno, mai. Anzi, spesso e volentieri questi centri sono entrati in contatto tramite me tra di loro per uno scambio di idee, per uno scambio di informazioni, per una anche collaborazione. E qui sono in diversi che possono testimoniarlo, lo stesso Valerio, parlo di Valerio, il proprietario del centro di Colle Salvetti, che è stato a Milano alla Flysin Service, o come un altro centro di Milano. Ciao Ernesto, con un altro centro di Milano, nuovo, prossimamente ci saranno delle novità in merito a questo, che saprete sempre tramite Pasquale perché è lui che fa il video di questi eventi che facciamo insieme. Sono entrato in collaborazione con questo centro quest'altro centro dove noi abbiamo fatto l'evento a Tobbe che ci ha permesso di intervistare anche Thomas Salme. E c'è stato tranquillamente uno scambio di informazioni tra i vari centri, uno è andato in visita dall'altro e via dicendo, cioè, senza nessun problema. Questo per dire che cosa? Poco tempo fa, due persone, una legata ad un altro centro grosso di Milano, non voglio far nomi per non creare problemi a nessuno, voglio soltanto raccontare la situazione che è successa, si sono presentati verso questa struttura dove a breve faremo un evento, come appassionati, come semplici appassionati. Non è carino, anche perché qui non stiamo facendo spionaggio industriale, non siamo la Apple o via dicendo che serve fare questi sotterfugi. Di presentarsi lì come appassionati per poi fare domande specifiche sui loro pacchetti, sui loro funzionamenti, sul loro simulatore e via dicendo, per poi venire a scoprire, perché comunque ripeto, le cose queste si vengono a sapere in questo settore, non rimane segreto a lungo, che stanno aprendo un centro loro. Ben venga, io sono contento per loro, anzi, più se ne aprono, più cioè, meglio è, più si dà possibilità alle persone di entrare in questo mondo. Ma non ha senso, e voi due persone sapete di chi sto parlando, perché voi due lo sapete chi siete, non ha senso presentarsi presso un centro, nostro collaboratore in questo caso, dicendo no, siamo appassionati, volevamo vedere provare il vostro simulatore, vedere com'è, per poi entrare lì e andare a indagare per riportare nella propria struttura. Ripeto, se ci avreste detto, guarda, sono Tizio e Caio, noi stiamo per aprire un centro qui. Volevamo qualche informazione, possiamo avere uno scambio di idee, uno scambio di opinioni? Si faceva tranquillamente, come è stato fatto con altri centri, ma comportarsi in quel modo, perdonatemi, ripeto, non voglio far nome perché non voglio mettere in cattiva luce nessuno, ma è veramente, come mi è stato riportato da una persona stasera, giustamente, è da avvoltoi, è da avvoltoi. Cioè, cose del genere veramente neanche a livello di spionaggio industriale vengono fatte. Quindi io fossi voi. Un attimino, un pensierino su questa, perdonatemi la parola, stronzata che avete fatto, ce lo farei. E mi fermo qua. Questi comunque non sono atteggiamenti che io come manager del progetto non tollero, assolutamente, non tollero a prescindere. Ho già parlato con chi di dovere in merito a questa situazione e sappiate che con noi, almeno con me, della Lake Project e con gli altri centri e persone che collaborano con me, non avrete nessun tipo di collaborazione perché con questa cosa ve la siete giocata. Detto questo, io ringrazio tutti coloro che hanno partecipato, vedo che siete veramente in tanti nonostante il piccolo canale. Ripeto, per chi c'è ora o per chi vedrà nelle prossime giornate questo video, se avete domande in merito a quello detto all'inizio o in merito a questa situazione, io sono qua. Se non me ne accorgo subito io, perché come detto guido, come avete visto, a parte ora che sto facendo la pausa, io sono qua, pronto a rispondere, pronto a farvi vedere tutte le carte. Come promesso, cercherò se riesco domani o comunque al massimo entro il fine della settimana, pubblicherò qui lo screenshot dell'account PayPal della VIC Project per farvi vedere quali sono le entrate. Vi farò anche il resoconto delle uscite, così vi mettete un attimino paura anche voi, perché veramente fa paura. Solo ed esclusivamente per una parola, passione. Magari non tutti ce l'hanno per il mondo dell'aeronautica, altri ce l'hanno per altri settori,
ma comunque sia penso che uno sappia dargli il giusto valore a questa parola. Quindi se ancora vi domandate perché Remo Scagnetti finanzia, grazie anche alla mia moglie Antonella Ferrando che mi sopporta, tutto questo, perché lo fa? È solo per questo motivo. Passione. Per qualsiasi cosa sono qui. Grazie ragazzi, grazie ragazzi, grazie a tutti, buona serata. Ciao!